vista dall'alto, la nostra bellissima Campania, tutto il grigio che vedete è costruito, il cemento. E siamo 2,5 milioni a rischio vulcanico. Nell'antichità era tutto molto più ridotto, sappiamo che Pompei aveva circa 20.000 abitanti, Ercolano una decina di migliaia di abitanti, sono cifre così congetturate, come si dice, ipotetiche. Roma però in quel tempo raggiungeva già 1 milione di abitanti, oggi credo che ne faccia 3 milioni. La cosa interessante è che Strabone nel primo secolo, quando parla della costa campana, dice: ma guardandola dal mare è un continuo di luci da Napoli a Sorrento, quasi fosse un'unica città, mia polis. Quindi questa densità, mutatis mutandis, mutati i rapporti, questa densità di popolazione esisteva già nell'antichità. Proprio perché questa terra, del resto, come la chiamavano gli antichi, Campania Felix, non perché noi siamo felici e spensierati di quel pappalardo, ma perché era fertile, era una terra che dava risorse, che dava non solo prodotti agricoli, perché acqua, perché nei letti di Cinerite i corsi d'acqua si mantengono. Dicevo, non a caso prima Ponte Cagnano o l'altro, come era, no, Battipaglia o Mondragone. Nelle strutture calcaree l'acqua si disperde e quindi forma pantani. Qua, invece qua abbiamo tutti i rivoli che servono poi a erorare i campi. E poi materiali a costruzione, non si doveva andare chissà dove per costruire. Il Vesuvio era una miniera di materiali da costruzione. Quindi diciamo una vita agevolata, facilitata. Questo fa sì che appunto la Campania diventa, abbiamo detto, la risorsa, la bellezza del paesaggio, la cultura. I greci, i romani, quando venivano in Campania, era per gli americani andare a Firenze e conoscere il Rinascimento. A Napoli si parlava greco e l'abbiamo testimoniato da queste tombe nella sanità, che sono all'epoca dell'imperatore Adriano, secondo secolo dopo Cristo, ma le scritte sono in greco, questi ancora parlavano greco. Nerone, quando viene a Napoli e parla nel teatro alla cittadinanza, gli parla in greco. Quindi per i romani avere questa Grecia a 100-150 km di distanza era... Tant'è vero che abbiamo parlato di grossi personaggi politici, ma anche i poeti che hanno vissuto a Napoli, Stazio, no, non me li ricordo tutti, ma Virgilio per eccellenza. No? Virgilio dice che aveva una casetta a Posillipo che gli aveva regalato Sirone. Ma come campava Virgilio? E c'era Augusto che lo pagava, doveva scrivere l'Eneide, doveva fare l'epopea nazionale, quindi avevano appannaggi dal gran signore e quindi se la cavava abbastanza bene. Virgilio, che poi avrà partecipato alle rappresentazioni teatrali nel Teatro di Posillipo, avrà partecipato alle riunioni filosofiche nella Villa dei Papiri, quindi vedete c'era bellezza del paesaggio, ricchezza della natura e la componente culturale. La Firenze, Napoli come Firenze dell'antichità. Dicevamo, tutto questo risale al Vesuvio, questo notoriamente, questo quadro dalla casa del Bicentenario a Pompei passa come rappresentazione del Vesuvio. Quindi un Vesuvio che allora non appariva come oggi a due vette, ma una sola vetta, è molto più alto, si parla addirittura di 2000 metri, un monte simile al Fujiyama. Poi in occasione del 79, con l'esplosione laterale, dal somma si sarebbe distaccato il cono del Vesuvio. Quello che vediamo, questi reticoli sulle pendici del monte sono i vigneti. E accanto chi c'è? Dioniso vestito da grappolo d'uva. La grande poi ricchezza per i proprietari terrieri era la produzione del vino. Pensiamo alla Crima Christi, tanti altri. Tant'è vero che poi quando l'eruzione seppellisce queste zone, a Roma bevevano non so quante centinaia di ettolitri di vino l'anno. All'epoca di Cesare addirittura, quando facevano le feste, le fontane di Roma buttavano vino. Non so come facevano. Quindi avevano un grande bisogno di vino. Che succede? Che venute meno con l'eruzione queste zone di grande produzione vinicola,
aumentano le importazioni dal Marocco e dalla Spagna. Quindi Dioniso, che da vestito a grappolo d'uva, versa il vino alla pantera, perché si è alcolizzata pure la sua pantera. E col vino si fanno i soldi. Io ogni volta che vado in Toscana da mio fratello che abita in campagna, vedo i vicini contadini che caricano badili e zappi da Mercedes Station Wagon. Significa che col vino si fanno peso. E così anche per gli antichi, no? Del resto tutti questi, anche i proprietari della Villa Misteria, no? Produttori di vino. Perché poi quando vediamo una villa, non pensiamo solo all'edificio, significa la villa che era proprietaria di tutto il terreno e il territorio circostante. Quindi grandi produzioni vinicole. E non a caso è proprio a Napoli che finisce il mondo romano, nel Castel dell'Ovo, che nasce, è una fondazione di greci e egizi, il famoso mito che sarebbe stato costruito sull'uovo. Ma l'ultimo imperatore romano, Romolo Augustolo, venne mandato in esilio e forse muore proprio nel Castel dell'Ovo. Quindi questa cultura inizia con la colonizzazione greca nell'VIII secolo avanti Cristo e si conclude a Napoli con l'esilio e forse la morte di Romolo Augustolo. C'è una bella novella di Dürrenmatt, Romulus Augustulus, che racconta, venne anche rappresentata in scena da Riccardo Buazzelli, di Romolo Augustolo, che oramai i barbari venivano, che aveva comandato più questo, il suo diletto era stare a letto e si teneva i pulcini e allevava i pulcini della serie, oramai non c'è più niente da fare.